Ciao, sono Fabrizio Fiorani, sono nelle cucine di Giallo Zafferano per raccontarvi i miei maritozzi con la panna. Cominciamo! Partiamo con il lievitino, questo preimpasto che mi permetterà di ottenere un maritozzo iper soffice dell'acqua. Piccolo consiglio, utilizzate acqua di bottiglia, perché è sicuramente meno ricca di calcare dell'acqua del rubinetto, del lievito, e lo andiamo a sciogliere semplicemente con una frusta. Lievito fresco di birra, naturalmente. Adesso, operazione fondamentale, facciamo un passaggio dalla frusta alla marisa. Marisa perché la leggenda vuole, ci racconta che questa signora al lavaggio di questo grande ristorante francese puliva tutti i piatti, la signora Marisa, è appunto questo strumentino che ci permette di pulire le ciotole, le bulle, tutto quello di cui abbiamo bisogno, prende proprio il nome da questa signora. Farina italiana, biologica e con un W importante, con delle proteine del 14-15%, quindi una farina che ha un W di 300-320. Andiamo leggermente a mescolare il tutto. Vedete, è un agglomerato non troppo impastato, proprio per iniziare con la fermentazione del secondo impasto che andremo a realizzare tra pochi minuti. Pellicola, sempre utilizzate questi supporti con intelligenza per noi, per l'ambiente e per chi verrà dopo di noi, quindi non abusiamo né della pellicola né delle carte da forno. Il nostro lievitino è pronto, lo faccio fermentare in un luogo caldo, quindi in un forno spento a una trentina di gradi per un paio di ore. Il nostro lievitino è pronto, ben sviluppato, raddoppiato di volume e con una fermentazione veramente importante. Iniziamo con la farina, sempre un 320 di W. Piccolo consiglio, pulite sempre bene le ciotole, così non la nostra amica bilancia non si va a lamentare durante le fasi di pesatura. Lo zucchero bianco semolato, tutti sanno che sale e lievito non sono dei grandi amici, ma anche in questo caso zucchero e lievito devono essere distanziati nella prima parte di impasto. Quindi metto il lievito fresco di birra lontano dallo zucchero, il miele per l'aromaticità e la morbidezza del nostro impasto, ci aiutiamo con il gancio per pulire tutto il miele appunto. Continuiamo con il latte fresco e delle uova. In tutti gli impasti lievitati il mio consiglio è di utilizzare latte fresco a temperatura da frigo e delle uova invece a temperatura ambiente, proprio per implementare la fase di impastamento. E ci siamo. Abbassiamo la nostra planetaria, prima velocità e andiamo ad impastare. L'impasto si inizia a formare, stoppo la macchina, la tiro su e adesso aggiungiamo l'aroma più prezioso che abbiamo in pasticceria, la bacca di vaniglia. Non, e sottolineate la parola non, utilizzate vanillina o aromi di. L'unico elemento che dona questa profumazione qui è il baccello di vaniglia e i semini presenti all'interno. Andiamo a tagliare per la lunghezza il nostro baccello e estraiamo la preziosa, anzi preziosissima polpa, ma che poi alla fine ci darà un risultato incredibile. La polpa di vaniglia e ci aiutiamo col coltello per farla cascare nell'interno. Il baccello lo potete utilizzare per aromatizzare dello zucchero, aromatizzare degli alcolici, fare la crema pasticcera, quindi in infusione con il latte. Non buttatelo, conservatelo, essiccatelo in forno e riutilizzatelo. Il secondo aroma fondamentale nella mia idea di maritozzo è appunto l'arancia siciliana. Vi faccio vedere come ci insegna il maestro Massari, la grattugia domini l'agrume e non l'agrume la grattugia. In questa maniera qui, senza sprecare nessun pizzico della preziosa scorza, andiamo a grattugiare appunto una bella arancia siciliana non trattata che comunque abbiamo preventivamente lavato.
La nostra arancia è completamente pulita, non abbiamo preso la parte amara del bianco, la buccia è tutta qui e il tavolo è pulito. E continuiamo con le fasi di impasto. Facciamo impastare per 4-5 minuti. Vedete che la maglia glutinica, la famosa anzi maglia glutinica, si sta formando, inizia proprio a filare l'impasto. Stoppo la macchina perché devo inserire il lievitino. Guardate che bello, ben lievitato, vedete, ben fermentato, ancora molto stabile, che noi con una marisa andiamo a inserire all'interno della boule. Guardate che bello, guardate che belle bolle. Questa sofficità la ritroveremo nel nostro maritozzo. E continuiamo a impastare per circa 6-7 minuti e poi aggiungeremo gli altri ingredienti. Odore incredibile di arancia, di vaniglia, di lievitazione, ma perché mi sono abbassato? Per farvi vedere come l'impasto tende a staccarsi dai bordi della planetaria, perché forza meccanica più proteine della farina formano insieme ai liquidi la famosa, famosissima e temutissima maglia glutinica. Ci siamo. Ma quando è il momento per aggiungere l'olio extravergine di oliva? Ve lo spiego io. L'impasto, guardate che bello, guardate la maglia glutinica, ora tiro sull'impasto e ve la faccio vedere, guardate che resistenza che ha. Questo è il momento di aggiungere il nostro grasso, solo ed esclusivamente olio extravergine di oliva italiano, please. Dov'è la differenza tra una brioche e un maritozzo romano tradizionale? La differenza è tutta qui, nel grasso. Nella brioche utilizziamo un burro di latteria, nel maritozzo olio extravergine di oliva che vado a versare a filo, perché storicamente nelle campagne romane non c'erano le mucche ma c'erano tanti ulivi. Inoltre, sempre per le nostre radici storiche, uvetta per l'abbondanza di viti e pinoli per l'abbondanza appunto di pinete proprio attorno a Roma e nell'agro romano. Continuiamo ancora con il nostro olio extravergine di oliva a filo. Aggiungiamo l'ultimo terzo di olio extravergine e andiamo con il nostro sale fino marino. Preferisco il sale marino rispetto al sale di salgemma perché durante la fase di assorbimento l'impasto prende meglio questa salinità ed è più facile appunto da assorbire senza avere quei fastidiosi esteticamente puntini di sale. Perché? Perché il sale fino marino è molto più sottile rispetto al salgemma, anche fino, che è molto più granuloso. Il nostro impasto è pronto per accogliere l'uvetta e quindi fermiamo la macchina e andiamo con l'uvetta e i pinoli. In tutti i forni, in tutte le pasticcerie romane troverete una versione liscia, senza pinoli, senza uvetta. Questa però è la mia preferita, è quella che vi propongo, è quella che vi consiglio di fare a casa, quella che gli storici del cibo chiamano quaresimale. Abbasso la planetaria e continuiamo a impastare per qualche minuto. L'impasto è incredibile, raccoglie al suo interno la frutta secca e l'uvetta senza però lasciare residuo sui bordi. La fase di impasto è terminata. Mi aiuto sempre con il mio passino per ottenere uno strato sottile di farina e per permettermi una lavorazione più agevole. Guardate che bello, incredibile, incredibile come pochi ingredienti ci permettono di realizzare un prodotto straordinario come questo, che è un po' come tutti i prodotti lievitati, un po' magico, no? Mi aiuto con il tarocco e senza troppe difficoltà la nostra boule è completamente pulita. Piccolo segreto consiglio, bagnatevi le mani perché l'impasto non si attaccherà appunto alle mani, naturalmente bagnatele leggermente. Guardate, opla, opla e opla. La setosità di questo impasto è tutta qui. L'impasto non c'è sulle mani, è tutto lì, è liscio,
omogeneo, ricco di frutta candita. Il mio consiglio è di far fermentare tutti gli impasti in una ciotola leggermente unta. Copriamo l'impasto con due fogli di pellicola, del burro spray, non troppo abbondante, ma comunque mettiamolo. Ungendo la pellicola col burro spray, l'impasto in fase di fermentazione non andrà ad attaccarsi alla pellicola stessa, e quindi domani, quando andremo a sollevare, l'impasto resterà tutto nella ciotola. 1, 2 e 3. L'impasto è bello soffice, non fa quell'impressione, appunto, come vi dicevo, di prodotto strappato. Guardate che bello. L'olio, la lievitazione, la lunga lievitazione mi permette di ottenere, guardate la textura qui sotto, tutte queste belle bollicine che noi adesso con un setaccino andiamo leggermente a infarinare la superficie. È fondamentale utilizzare un setaccino piuttosto che la mano per ottenere uno strato sottile di farina e non dei blocchi catastrofici che andranno poi a rovinare uno l'impasto, e poi andremo a sentire in bocca questo prodotto. Facciamo la stessa roba spolverando il banco. Opla. E poi vediamo adesso che cosa succede. Guardate, guardate, guardate. Il burro spray fa il suo effetto e abbiamo un impasto bello lievitato, non c'è residuo qui, freddo perché l'abbiamo appena tirato fuori dal frigo. Ancora della farina. La regola fondamentale in tutte le cucine, al ristorante, in una pasticceria da boutique e anche nella vostra casa, è l'ordine e la pulizia. Quindi la pellicola e la boule sporca la mettiamo da parte. Opla. E adesso i due strumenti che sono i migliori amici del pasticcere: il tarocco per spezzare tutti i nostri prodotti lievitati, e il numero uno in termini di amicizia, la nostra bilancia. Comprate una bilancia di precisione che pesi al grammo 50 grammi di impasto. La andiamo a spezzare, guardate la sofficità di questo impasto. Adesso formo delle palline di 50 grammi l'una. Vediamo se siamo fortunati con il peso, ancora no. Lo andiamo a pirlare. Pirlare, questo termine che sentiamo sempre verso novembre, verso fine ottobre, proprio perché è tipico nella produzione del panettone. E questo è il gesto di pirlatura, eccoci qua. Gesto e rumore tipicamente milanese, proprio patria dell'impasto degli impasti. Uno, due, tre, quattro e cinque. Lo rigiro e poi con il tarocco mi aiuto. Passaggio interessante e fondamentale, un po' per noi, un po' per l'ambiente: non utilizzo carta forno nella cottura, ma utilizzo un tappetino microforato che mi permette di ottenere una cottura più uniforme e permette all'impasto di ancorarsi e quindi crescere in una maniera molto più omogenea e molto più piacevole alla vista. Stiamo attenti alle distanze, se no otteniamo un mega maritozzo, invece ne vogliamo 9 piccoli maritozzi per ogni teglia, quella è un po' la mia indicazione. E poi continuiamo con tutto l'impasto. All'incirca questa dose, che indicativamente è un chilo di prodotto finale, produrrà, ci farà avere una ventina di maritozzi da 50 grammi. La prima teglia di maritozzi è pronta, pellicola. Piccolo trucchetto: al posto di fare questo, noi andiamo su un piano dritto, andiamo ad allungare la pellicola per la stessa lunghezza della placca, la tagliamo, burro spray, e poi andiamo a fare questo. Andiamo ad adagiare il foglio direttamente sui maritozzi. Così proteggeremo l'impasto dalla crosticina che poi in fase di cottura si andrebbe a spaccare e non sarà appunto un maritozzo bello, rotondo, perfetto da essere farcito. E con il burro spray eviteremo appunto che l'impasto si attacchi alla pellicola in fase di rimozione per la cottura. Ed eccoci, la pellicola che solleviamo delicatamente. Vedete, col trucco del burro spray
l'impasto è liscio, non c'è impasto qui sopra. Guardate la consistenza dell'impasto, ben lievitato, ha sviluppato 3 volte il volume iniziale, ma sempre consistente. Andiamo a preparare una doratura fatta di pari peso di panna e di uova. Andiamo a rompere leggermente, sempre utilizzando un pennello di silicone e mai utilizzando un pennello con le setole, la nostra doratura. Dov'è la differenza? Il silicone indubbiamente è l'elemento più igienico che possiamo trovare in una cucina. Le varie setole, setoline, pennelli mistici, il rischio è sempre lo stesso, che qualche setola possa rimanere tra la vostra doratura e il nostro maritozzo. Questo è il momento perfetto per applicare una doratura. Non troppo abbondante, ma comunque mettiamola. E questa operazione ogni volta mi fa venire una fame, perché penso già al morso che dopo darò insieme alla panna. Siamo pronti per il forno, 190 gradi, forno statico. Attenzione alla temperatura e ai tempi di cottura. Sono sempre, lo ripeto e lo sottolineo, relativi alla vostra cucina. Questa non è una verità assoluta, tempi e temperature. Adattateli al vostro forno, che sicuramente conoscete meglio del sottoscritto. Indicativamente il nostro maritozzo cuocerà per 7-8 minuti. Eccoci, il nostro forno ci chiama, presine, e andiamo a vedere che cosa sta succedendo. Guardate il colore incredibile. Queste bollicine ci indicano proprio la fermentazione avvenuta perfettamente. Ci aiutiamo con una spatolina. Che profumo e che leggerezza soprattutto. E li facciamo raffreddare per una decina di minuti. E andiamo a incidere con un coltellino a sega la diagonale. E saranno pronti per essere farciti con della panna. Guardate la sofficità. Perché utilizzare un sac à poche non trasparente? La parte più pericolosa del sac à poche è proprio questa puntina, che vi consiglio sempre di tagliare con le forbici. In questo caso, non essendo trasparente, noi ci accorgiamo sempre dove potrebbe o dove può cascare. Andiamo a farcire. Panna fresca, semimontata. Naturalmente abbondantissima. Andiamo a terminare il nostro maritozzo con una spatolina, formando proprio il caratteristico sorriso che è tipico di noi romani. E opla. Decoriamo con lo zucchero a velo e il nostro passino, naturalmente. Ancora della panna. Ed eccoli qui, pronti i miei maritozzi con la panna. Vi aspetto alla prossima ricetta, sempre qui nelle cucine di Giallo Zafferano. Grazie mille.